Eccoci qua con l'ombra del partito, Giovanni Cadau. Giovanni, una tripletta, la prima maglia, prima gara ufficiale nel ritorno a Fonni. Che sensazioni provi dopo la partita? Diciamo la verità, sono contento per le tre reti, ma sono incazzato per il risultato. Perché non... vincendo 3-1, vantaggioso di due reti, non dobbiamo concedere niente all'avversario, dobbiamo tenere la palla, dobbiamo difenderci bene. Abbiamo concesso troppo agli avversari, forse siamo calati anche un po' fisicamente. Anche atleticamente avete sentito. Un po' più di corsa, però diciamo che... Un po' troppo lunghi siete sembrati in secondo tempo, la squadra che non aveva difficoltà. Magari dopo il 3-2, magari per come è nato il gol, magari un po' di timore, magari noi cercavamo di stare alti davanti per cercare di far salire la squadra, invece dietro rimanevamo schiacciati verso il portiere. Però era la prima, diciamo, ufficiale, siamo contenti a metà, insomma. Vabbè, siamo al 70%, anche una squadra con giocatori nuovi, dai. Certo, l'amalgama. Ci dobbiamo ancora conoscere bene, dai. Abbiamo fatto un buon primo tempo, penso. Abbiamo fatto una bella partita contro una buona squadra, però dovevamo raccogliere sicuramente di più. Certo. Secondo me. Ecco, tu oggi hai giocato peraltro non in condizioni perfette, perché hai un problema, insomma, che speriamo che si risolva più presto. Con quali aspettative sei tornato a Fonni? Tu sei un giocatore che ha calcato sempre campi in categorie superiori, cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Beh, la scelta l'ho fatta perché comunque è una società che ha dei programmi abbastanza buoni, che mi sono piaciuti. Vogliono valorizzare molto i giovani locali, queste cose qua. Poi vabbè, per me comunque è un ritorno, perché ho già giocato 2 anni a Fonni e niente. Rispetto all'ultima volta, che differenze noti a livello ambientale? Oggi c'è tantissima gente al campo, finalmente possiamo dire, visto vabbè, che la maggior parte erano sicuramente, penso, tonaresi. Bisogna dire anche questo. Penso che fossero molti tonaresi. No, c'era un bel pubblico, una partita abbastanza corretta anche in campo, no? Bello, perché comunque ritornare qua dopo 10 anni e esordire non al 100% e fare tripletta. La dice lunga sul tuo valore, quindi, sul tuo effetto del gol. Quindi sono per quello contento tantissimo. Ecco, i giocatori come te, gli attaccanti che fanno gol, sono sempre merce molto rara. Quali sono quelli che secondo te potrebbero fare la differenza in questo campionato di promozione? Non so esattamente l'organico di molte altre squadre, però anche per esempio oggi sia Talloru che Calaresu sono due buone punte. Forse Talloru vede più la porta perché comunque gioca di fronte, magari Simone rimane più spalle, comunque sono due buone punte. Certo. Poi anche la Dorgalese, comunque c'è Alex Billo che comunque ha sempre segnato, anche l'anno scorso qua ha fatto una bella stagione, 12 reti e 2 anni fa la stessa cosa, quindi anche Billo comunque è uno che può fare la differenza in queste categorie. Dispiace che sia dovuto andare fuori tuo fratello Alessandro, che è sicuramente un giocatore che ha sempre dato una marcia in più alle squadre. Potevate ricomporre la coppia qui a Fonni, no? No vabbè, è stata una sua scelta per un'esperienza anche fuori e... Poi non ci ha portato tanta fortuna l'anno scorso. Quindi non volevate ripetere la stagione insieme. Dunque, niente. Sono contento per la società, perché comunque ho visto che il risultato, sono contenti. Dobbiamo crescere sicuramente a livello mentale. Certo. A livello mentale, mettere più cattiveria, magari anche nei contrasti, in queste cose qua. E la voglia di tenere il risultato, forse che è quella componente che sicuramente ci è mancata più nel secondo tempo. Certo. Magari. Che cosa promette Alessandro Giovanni Cadau al Fonni per questo campionato? Beh, penso di aver iniziato bene, con 3 gol. Come l'anno scorso, vabbè, spero di non avere una stagione sfortunata come l'anno scorso e dimostrare che comunque l'attaccante l'ho fatto per
per 10 anni e continuo a farlo. E i gol li sai sempre fare? Sì, sì, i gol li so sempre fare, anche se cambio maglia. Certo. Benissimo, noi ovviamente ringraziamo Giovanni Cadao. Giovanni, un grande in bocca al lupo per questo ritorno a Forni e ovviamente grazie. La speranza di fare tanti gol che servono, che possono servire poi a centrare insomma risultati sia in campionato che in coppa, visto che è ancora tutto da giocare al ritorno. Se vincete la Tonara sarà 50-50. Certo, certo. Grazie. Abbiamo solo la vittoria, no? Esatto, non resta altro risultato. A meno che sia un 4-4, ma la vedo molto lunga. Se ne fai altri 3, magari può capitare. Se ne faccio altri 3, vado a fare il difensore. Certo, certo. Va benissimo, grazie ancora, Giovanni Cadano. Ok, grazie.